La Juve deve rimontare lo 0-1 partito all'andata. Jarni a cercare Torricelli, sul quale c'è la chiusura da parte di Fernando Couto. A terra c'è Raranelli. Di Livio in posizione regolare di alla sinistra, cerca lo spazio per il cross, lo trova. Colpo di testa in grande elevazione da parte di Raranelli e palla sul fondo. E Roberto Baggio converge, Baggio dentro il pallone per Vialli, per Raranelli il sinistro sul fondo. Raranelli dentro, un buon pallone per Roberto Baggio, Roberto Baggio tocca il centro, Vialli è tu per tu. Ancora il pallone ribattuto sulla linea di porta. Paolo Sousa sul pallone, accanto a lui anche Vialli, poco più indietro Roberto Baggio. Probabilmente il portoghese toccherà per Vialli, che poi fermerà per Baggio, il cui tiro viene deviato in calcio d'angolo dalla barriera. Calcio di punizione di Zola. Il colpo di testa di Fernando Couto, che sbuca improvvisamente tra un nugolo di avversari e alza sopra la traversa. Salta Fernando Couto, poi Asprilla che salta in velocità, attenzione! Asprilla, palla al centro per Fiore che la manca clamorosamente, poi Jarni. Jarni si allarga da Vialli, suggerimento, 1-2 con Baggio. Jarni col sinistro, il suo tiro ribattuto da Minotti. Torricelli ferma l'avversario e rilancia Raranelli, accompagna sulla destra Di Livio, si incrociano Vialli e Baggio. Raranelli tarda a liberarsi del pallone, poi commette fallo su Benarrivo. Batte lungo Torricelli, posizione regolare di Vialli, al tiro ed è gol! Grandissimo gol di Vialli al 33esimo del primo tempo, magnifico gol di Gianluca Vialli. La palla è per Benarrivo. Zola, sinistro, para Peruzzi. Al centro per Roberto Baggio, fermato il suo passaggio, riparte il Parma con questo lancio, con Benarrivo in posizione regolare, va Benarrivo, un dribbling, palla sul sinistro, fuori per la battuta di prima da parte di Crippa e la parata di Peruzzi, Zola dalla bandierina. Il colpo di testa e il pallone che termina fuori di pochissimo, colpo di testa da parte di Crippa e palla che sfila a fondo campo. Fiore, ecco Mussi, il nuovo entrato che tocca il suo primo pallone. Lo scaraventa in area, c'è l'uscita di Bucci su Fernando Couto e poi sugli sviluppi dell'azione il tiro fuori di Crippa. Con Fernando Couto a terra. Paolo Sousa dopo l'intervento di Torricelli, il contropiede della Juventus con Roberto Baggio, scatta velocissimo proprio Torricelli e il suggerimento perfetto di Roberto Baggio viene scaricato da Torricelli su Bucci in uscita. Crippa intanto ha dato ad Asprilla. Asprilla per Mussi, va Mussi a effettuare il traversone, c'è la deviazione, il colpo di testa di Dino Baggio, ancora lui e il Parma raggiunge il pareggio al nono del secondo tempo, ancora Dino Baggio, l'ex, segna un gol importantissimo per il Parma e forse per i destini della Coppa UEFA. Ora la Juve deve segnare due gol. Baggio in mezzo, Raranelli sceglie il tempo giusto per lo stacco, ma il pallone termina a fondo campo di pochissimo. Crippa tenta di far filtrare il pallone per Di Chiara, c'è un rimpallo, ancora Crippa, anticipato però da Torricelli, ora è Roberto Baggio, Torricelli può provare il sinistro ed è gol, segna, fuori gioco. Attenzione, fuori c'è gioco bandierina alzata fuori del guardaline. Fuori gioco di Vialli, che copriva il portiere. Il dribbling, il cross, sfiora Minotti, arriva Di Livio e c'è Di Chiara che mette in atto. La Juve deve segnare, vi ripeto, due gol. Roberto Baggio in possesso di palla, parte il lunghissimo traversone per Torricelli, buono l'arresto di Torricelli, in traversone l'uscita di Bucci. Del Piero,
e Del Piero cerca la giocata su Vialli, il colpo di tacco per Roberto Baggio e spezza anche questa trama. Minotti, c'è il fischio finale dell'arbitro e il Parma si aggiudica la Coppa UEFA. Ringraziamo Dio molto noi, perché questo è un regalo che ci ha fatto lui, ha voluto che stasera il Parma vincesse, quindi diamo gloria a Dio, perché veramente secondo me è un regalo che ci è venuto dal cielo, in quanto queste due squadre credo che stasera potevano tutte e due vincere la Coppa, l'ha vinta una, grazie che è stata il Parma. Signor Lippi, a un certo punto tutti avevamo detto Juventus, poi è successo qualcosa nel secondo tempo, forse in un minuto dal gol mancato. È iniziato proprio quello lì. Abbiamo mancato un gol clamoroso con un giocatore nostro liberato solo davanti a Bucci e mi pare che nell'azione successiva il Parma ha sfruttato la prima palla di gol che gli è capitato. Sì, ecco, questo lavoro paziente che hanno fatto loro, hanno saputo aspettare. Sì, hanno saputo aspettare, ma se noi sfruttavamo le due o tre occasioni grosse che ci sono capitate, probabilmente aspettavano in vano. Però loro hanno fatto una partita di controllo, non hanno lasciato nessun spazio, molto chiusi, c'erano sempre cinque difensori dietro. Non era facile, noi un paio di occasioni, quella di Luca nel primo tempo, quasi sulla riga, poi ha fatto un grandissimo gol, poi con la palla di Toriscelli e subito dopo il pareggio loro. Senta, adesso cambia il panorama in campionato, è un altro film, ci sono altri uomini, tra l'altro forse influirà anche la stanchezza perché questa sera è stata una partita dura. La stanchezza c'è stata per tutti e due, domenica ci incontreremo. E noi vogliamo se possibile chiudere questo discorso del campionato, non sarà facile perché sono convinto che loro non hanno abbandonato definitivamente le speranze, però noi ci crediamo come ci abbiamo creduto finora e come credevamo anche nella Coppa UEFA. Secondo me la Juve quest'anno è stata la squadra più forte d'Italia, perché dirà che noi siamo contentissimi di questa Coppa, però credo che il campionato sia così la competizione più prestigiosa e più bella e loro fino adesso hanno meritato di vincerla. Quindi battere la squadra più forte d'Italia è una grande soddisfazione.